La locanda della tormenta presenta l'esecuzione di Sir Arthur Conan Doyle. Buon ascolto. Un tempo ero il primo medico di Los Amigos. Naturalmente tutti hanno sentito parlare della centrale elettrica di Los Amigos. La città è estesa e la circondano decine di cittadine e di villaggi che ricevono l'energia elettrica della stessa centrale, cosicché lavora in grande scala. La gente di Los Amigos dice che è la più grande sulla terra. D'altronde questa è un'affermazione che noi facciamo per tutto ciò che concerne Los Amigos, tranne che per la galera e l'indice di mortalità. Questi ultimi due si dice che siano i più piccoli del mondo. Ora con una centrale elettrica così efficiente, sembrava uno spreco di corda che i criminali di Los Amigos dovessero morire in quel modo antiquato. Poi arrivò la notizia che all'est era in funzione la sedia elettrica e che dopo tutto gli effetti non erano così immediati come si era sperato. Gli ingegneri dell'ovest alzarono le sopracciglia quando lessero quanto fossero deboli le scosse con cui quegli uomini erano morti. E promisero che se un criminale irriducibile si fosse presentato all'OS Amigos avrebbe avuto un trattamento migliore ed avrebbe ricevuto tutta l'energia della Grande Dinamo. Non si sarebbe fatto nessun risparmio, dissero gli ingegneri, ma il criminale avrebbe ricevuto tutta l'energia che c'era. E quale sarebbe stato l'effetto, nessuno avrebbe potuto predirlo, salvo che sarebbe stato fulminante e mortale. Mai nessun uomo era stato tanto caricato di elettricità quanto avrebbero fatto loro. Sarebbe stato colpito dall'energia di dieci fulmini. Qualcuno profetizzò la combustione e qualcun altro la disintegrazione. Stavamo aspettando ansiosamente di definire la questione con una dimostrazione concreta quando si presentò Duncan Warner. Warner era stato ricercato dalla legge e da nessun altro per molti anni. Bandito, assassino, rapinatore di treni e di passanti, era un uomo che aveva valicato i limiti della pietà umana. Aveva meritato una decina di pene di morte e gli abitanti di Los Amigos gli avevano preparato un festeggiamento degno di lui. Lui pensava di non esserne degno, poiché fece due assurdi tentativi di evasione. Era un uomo forte, muscoloso, con una testa leonina dai capelli neri ed arruffati, ed una barba fluente che gli copriva l'ampio mento. Quando fu giudicato non c'era un volto più raffinato del suo in tutta l'aula affollata. Non è una scoperta che la faccia migliore è quella che sta sul banco degli accusati. Ma il suo aspetto buono non riuscì a bilanciare le sue cattive azioni. Il suo avvocato fece tutto quello che poteva, ma aveva tutto contro, e Duncan Warner fu affidato alla grande dinamo di Los Amigos. Io ero alla riunione della commissione quando si discusse la faccenda. Il consiglio cittadino aveva scelto quattro esperti per badare ai preparativi. Tre di loro erano personaggi eccellenti. C'era Joseph McConnor, l'ingegnere che aveva progettato la dinamo, e c'era Joshua West McCott, il presidente della Electrical Supply Company Limited. Poi c'ero io in qualità di medico primario e infine un vecchio tedesco di nome Peter Schlupnagel. I tedeschi erano un gruppo forte a Los Amigos e tutti lo avevano votato come proprio rappresentante. Era così che era finito nella commissione. Si diceva che fosse stato un elettricista ingegnoso in patria e che lavorasse eternamente con fili, isolatori e bottiglie di Leida. Ma non sembrava che avesse mai fatto qualche progresso o che avesse ottenuto risultati degni di essere pubblicati. Alla fine fu considerato un innocuo eccentrico che aveva lobby della scienza. Noi tre, da uomini pratici, sorridemmo quando venimmo a sapere che era stato eletto come nostro collega e alla riunione ci lanciavamo occhiate divertite, senza curarci molto del vecchio tedesco. Lui sedeva con le mani raccolte a coppa intorno alle orecchie, perché era anche un po' sordo e non prendeva parte alla conversazione più dei signori della stampa che scrivevano appunti nei banchi laterali. Non ci mettemmo molto a definire tutta la faccenda. A New York era stata usata una scarica di 2000 volt e la morte non era stata istantanea. Evidentemente la scossa era stata troppo debole. Los Amigos non sarebbe caduta nello stesso errore. La scarica sarebbe stata 6 volte più potente e perciò, naturalmente, sarebbe stata 6 volte più efficace. Non avrebbe potuto esserci nulla di più logico. Tutta l'energia concentrata della grande dinamo sarebbe stata usata per Duncan Warner. Perciò noi tre decidemmo tutto ed eravamo già in piedi per sciogliere la riunione, quando il nostro silenzioso compagno aprì la bocca per la prima volta. Signori, mi pare che mostriate un'ignoranza straordinaria nel campo dell'elettricità. Non avete approfondito i principi della sua azione su un essere umano. La commissione stava per esplodere in una replica irata a questo commento brusco ma il presidente della Electrical Company si toccò la fronte con un dito per ricordarci l'eccentricità del tedesco. Per favore, diteci, signore, che cos'è nelle nostre conclusioni che trovate errato? La vostra ipotesi che una quantità grande di elettricità aumenti automaticamente l'effetto di una piccola quantità. Non ritenete possibile che l'effetto sia completamente diverso? Sapete qualcosa in base ad esperimenti concreti sull'effetto di scosse così potenti? Lo sappiamo per analogia. Tutte le droghe aumentano il loro effetto se aumenta la dose. Per esempio... per esempio... il whisky, disse Joseph McConnor. Esattamente, il whisky. In questo caso lo potete vedere chiaramente. Peter Stulpnagel sorrise e scosse la testa. Il vostro esempio non è molto buono. Quando avevo l'abitudine di bere whisky, notavo di solito che un bicchiere mi eccitava, ma che sei mi facevano dormire, il che è proprio l'effetto opposto. Che cosa ne dite? Noi tre, uomini pratici, scoppiamo a ridere. Già sapevamo che il nostro collega era bizzarro, ma non avevamo mai pensato che arrivasse fino a questo punto. Che cosa succede, allora? Correremo questo rischio. Vi prego di considerare che gli operai che hanno toccato i fili elettrici e che hanno ricevuto scosse di solo poche centinaia di volte sono morti istantaneamente. Il fatto è noto. Eppure quando è stata usata un'energia molto più grande su un criminale di New York, l'uomo è sopravvissuto per un po' di tempo. Non vi salta agli occhi che una dose minore è più mortale? Penso, signore, che questa discussione sia stata portata anche troppo avanti. La decisione è già stata presa e anche dalla maggioranza della commissione. E Duncan Warner verrà giustiziato sulla sedia elettrica martedì da tutta l'energia della dinamo di Los Amigos. È così? Sono d'accordo, disse Joseph McConnor. Io sono d'accordo, dissi. E invece io protesto. Allora la mozione è approvata e la vostra protesta sarà debitamente messa a verbale, disse il presidente, e così la seduta fu sciolta. All'esecuzione era presente poco pubblico. Noi quattro membri della commissione, naturalmente, eravamo presenti insieme al boia che doveva eseguire i nostri ordini. Gli altri erano il capo della polizia, il direttore del carcere, il cappellano e tre rappresentanti della stampa. La stanza era una piccola camera di mattoni annessa alla centrale elettrica. Era stata usata come lavanderia e da una parte c'erano una stufa ed una vasca ma non c'era nessun'altra suppellettile, tranne una sedia per il condannato a morte. Gli era stata messa davanti, perché vi poggiasse i piedi, una lastra metallica, a cui era collegato un filo elettrico isolato e spesso. Al di sopra della sedia pendeva dal soffitto un altro filo che sarebbe stato collegato ad una sbarretta metallica. La sbarretta sporgeva da una calotta che sarebbe stata messa sulla testa del condannato. Quando si sarebbe stabilito questo contatto sarebbe giunta l'ora di Duncan Warner. C'era un silenzio solenne mentre aspettavamo l'arrivo del prigioniero. Gli ingegneri erano un po' pallidi e muovevano nervosamente i fili. Perfino l'incallito capo della polizia era a disagio perché una semplice impiccagione è una cosa e questa fulminazione della carne e del sangue è tutta un'altra. Per quanto riguarda i giornalisti, i loro volti erano più bianchi dei fogli che avevano davanti. L'unico che non sembrava risentire dell'atmosfera di questi preparativi era l'eccentrico tedesco, che gironzolava per la stanza con il sorriso sulle labbra ed una punta di malizia nello sguardo. Più di una volta arrivò fino al punto di scoppiare a ridere finché il cappellano lo rimproverò aspramente per la sua leggerezza inopportuna. Come potete comportarvi tanto male, signor Stulpnagel, da scherzare in presenza della morte? Ma il tedesco era imperturbabile. Se fossi in presenza della morte non scherzerei, ma visto che non lo sono, posso fare ciò che voglio. Questa risposta impertinente stava per provocare un altro rimprovero ancora più aspro da parte del cappellano, quando la porta si spalancò ed entrarono due guardie che conducevano Duncan Warner. Questi si guardò intorno con un volto privo d'espressione, poi avanzò con passo deciso e si sedette sulla sedia. Fatela ah, finita, disse. Era barbaro farlo aspettare a lungo. Il cappellano gli mormorò qualche parola all'orecchio, il boia gli fece scendere la calotta sul capo, e poi, mentre trattenevamo il respiro, il filo ed il metallo furono messi in contatto. Gran Dio! gridò Duncan Warner. Era sobbalzato sulla sedia mentre la scossa spaventosa colpiva il suo corpo, ma non era morto. Al contrario, i suoi occhi brillavano più di prima. C'era stato solo un cambiamento, ma era un cambiamento singolare. Il nero era scomparso dai suoi capelli e dalla barba, come l'ombra scompare da un passaggio. Erano divenuti bianchi come la neve, ma non c'era nessun altro segno di deterioramento. La sua pelle era liscia, soffice e lucente come quella di un bambino. Il capo della polizia guardò la commissione con uno sguardo di biasimo. Sembra che ci sia qualche intoppo, signori, disse. Noi tre uomini pratici ci guardammo l'un l'altro. Peter Stulbnagel sorrise malinconicamente. Penso che si potrebbe ripetere l'esecuzione, dissi. Fu ripristinato il contatto. E di nuovo Duncan Warner saltò sulla sedia e gridò, ma in realtà se non fosse rimasto sulla sedia nessuno di noi l'avrebbe riconosciuto. I capelli e la barba gli si erano spriciolati in un istante e la stanza sembrava una bottega di barbiere il sabato sera. Aveva gli occhi ancora luccicanti e il volto splendente di salute, ma il cranio era pelato come un pezzo di formaggio olandese e il mento privo di qualsiasi traccia di peluria cominciò a muovere un braccio lentamente e dubbiosamente sulle prime, ma con più fiducia e sicurezza man mano che procedeva. Questo gigante ha meravigliato metà dei dottori della costa del Pacifico. È forte, robusto e agile come un ramoscello di noce americano. Vi sentite bene? Non mi sono mai sentito meglio in vita mia, disse Duncan Warner. La situazione era penosa. Il capo della polizia guardava la commissione. Peter Stulknagel ghignava e si strofinava le mani. Gli ingegneri si grattavano la testa. Il prigioniero, dal capo calvo, muoveva un braccio ed aveva l'aria compiaciuta. Penso che un'altra scossa, cominciò a dire il presidente. No, signore, abbiamo già fatto abbastanza idiozie per questa mattina. Siamo qui per un'esecuzione e un'esecuzione ci sarà, disse il capo della polizia. E che cosa proponete? È un gancio adatto nel soffitto, ma andiamo a cercare la corda e metteremo subito le cose a posto. Seguì un altro silenzio imbarazzato, quando le guardie andarono a cercare la corda. Peter Stupnagel si chinò su Duncan Warner e gli sussurrò qualcosa all'orecchio. Il bandito alzò gli occhi con espressione sorpresa. Voi dite? chiese. Il tedesco annui. Che cosa? In nessun modo? Peter scosse il capo e i due cominciarono a ridere come se fossero a conoscenza di qualcosa di molto divertente. La corda fu portata e lo stesso capo della polizia fece scivolare il cappio intorno al collo del criminale. Poi le due guardie, il boia ed il capo della polizia, lo appesero al soffitto. Rimase appeso per mezz'ora al soffitto, una visione orrenda. Poi, in un silenzio solenne, lo tirarono giù. Ed una delle guardie uscì per ordinare il feretro in cui doveva essere posto il corpo. Ma quando il condannato fu di nuovo a terra, quale fu il nostro stupore nel vedere che Duncan Warner mise le mani intorno al collo, sciolse il cappio ed inspirò profondamente. Le vendite della bottega di Paul Jefferson stanno andando bene. Dall'assù vedevo la folla, disse ed accennò al gancio attaccato al soffitto. Rimettetelo su, lo ammazzeremo in un modo o nell'altro. Gridò il capo della polizia. In un attimo la vittima fu di nuovo appesa al gancio. Lo lasciarono appeso per un'ora, ma quando lo rimisero a terra era più ciarliero che mai. Il vecchio Plunket va troppo spesso al bar arcadi! Ci è andato tre volte in un'ora! Il vecchio Plunket farebbe meglio smettere! Era mostruoso e incredibile, ma era così. Non era possibile far finta di niente. Quell'uomo stava lì a parlare quando avrebbe dovuto essere morto. Tutti rimanemmo a guardarlo sbalorditi, ma il capo della polizia, Carpenter, non era uomo da rassegnarsi così facilmente. Fece cenno agli altri di farsi da parte, in modo che il prigioniero fosse lasciato solo. Duncan Warner, voi siete qui a fare la vostra parte, ed io sono qui a fare la mia. Il vostro ruolo è vivere, se vi riuscite, ed il mio ruolo è eseguire la sentenza del tribunale. Ci avete sconfitti sull'elettricità, ed è un punto a vostro favore. E ci avete sconfitti sull'impiccagione, perché sembra che vi faccia bene alla salute. Ma ora è il mio turno di sconfiggervi, perché devo eseguire il mio dovere. Mentre parlava, estrasse una sei colpi dalla giacca e la scaricò interamente sul prigioniero. La stanza era così piena di fumo che non vedevamo niente. Ma quando il fumo si diradò... Il prigioniero era ancora in piedi e guardava con disgusto il bavero della propria giacca. Le giacche devono essere economiche da dove venite. Questa mi è costata 30 dollari e guardatela ora. I sei buchi sul bavero sono già abbastanza brutti, ma quattro pallottole sono uscite dall'altra parte e il dietro della giacca deve essere proprio ridotto bene. Il capo della polizia lasciò cadere la pistola, poi abbassò le braccia sui fianchi. Era un uomo sconfitto. Forse qualcuno di voi può dirmi che cosa vuol dire tutto questo! disse guardando inerme la commissione. Peter Sturpnagel fece un passo avanti. Ve lo dirò io! Sembrate l'unico che sappia qualcosa! Io sono l'unico che sappia qualcosa! Avrei dovuto avvertire questi signori, ma poiché non mi avrebbero ascoltato, ho lasciato che lo imparassero con la loro esperienza! Quello che avete fatto con la vostra elettricità è stato accrescere la vitalità di quest'uomo fino al punto che potrà sfuggire alla morte per secoli. Per secoli? Sì, ci vorranno centinaia d'anni per esaurire l'enorme energia nervosa che gli avete somministrato. L'elettricità è vita e voi l'avete caricato di elettricità fino all'estremo. Forse tra 50 anni potrete ucciderlo, ma non ne sono così certo. Buon Dio, che cosa ne faremo di lui? gridò l'infelice capo della polizia. Peter Stulpnagel si strinse nelle spalle. «Mi sembra che non importi molto che cosa ne farete di lui ora!» «Forse potremmo togliergli l'elettricità! Potremmo appenderlo per i calcagni!» «No, no, è fuori discussione!» «Bene, bene, non combineremo più guai a Los Amigos sì, in ogni modo!» disse il capo della polizia con decisione. «Andrà nel nuovo carcere! La prigione lo logorerà!» «Al contrario!» Disse Peter Strucknagel: Penso che sia probabile che sarà lui a logorare la vostra prigione. Quello fu un fiasco completo. E per anni non ne abbiamo parlato più del necessario, ma ora non è più un segreto. E penso che vi piacerebbe annotare questi fatti nel vostro taccuino. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare l'esecuzione di Sir Arthur Conan Doyle. Grazie per l'ascolto.